Rossi aveva già annunciato la richiesta di sospensione del pagamento del contributo di bonifica e ieri è stato fatto un passo in avanti. Sì, verso quei comuni, quei cittadini delle zone alluvionate, credo che questo sia un atto concreto e dovuto, un atto eh, di aiuto ai nostri cittadini alluvionati. Eh, devono chiaramente arrivare il prima possibile i fondi previsti ma eh, chiaramente eh, si può anche aiutarli non chiedendo eh, ulteriori soldi, tanto più quando questi soldi eh, sono richiesti eh, da un ente come il Consorzio di Bonifica che in molti casi avrebbe dovuto oh, pulire i, i fiumi anche interessati dall'alluvione e come il Consorzio stesso dice eh, non li ha più puliti, questo lo potete anche vincere dal sito stesso del Consorzio oh, di Bonifica in merito agli interventi non fatti. Quindi ecco un atto che, ripeto, definisco concreto e che è stato diciamo una mozione sottoscritta anche dal collega Mirko Bilò, ma votata all'unanimità da tutto il consiglio regionale. Credo che questa sia una cosa molto positiva. Quindi ora la Giunta dovrà impegnarsi ufficialmente? Eh, sì, eh, si impegna appunto a richiedere al Consorzio di Bonifica la sospensione dei bollettini nei comuni alluvionati e il condono dei, delle cartelle dei bollettini che non sono stati pagati. Quindi ci auspichiamo che il Consorzio di Bonifica possa recepire questa richiesta che viene dall'intero Consiglio regionale.